intanto non è vero che l'illegalità paghi, paga chi commette azioni illegali, ma fino a quando sono un numero ridotto. Mi spiego, i ladri non producono reddito, lo redistribuiscono soltanto. Se adesso diventiamo tutti ladri e cominciamo a derubarci tutti gli uni con gli altri, alla fine della serata avremo esattamente gli stessi oggetti e lo stesso denaro che avevamo all'inizio, solo diversamente distribuiti. Siccome però questo paese in qualche modo sopravvive e va avanti, vuol dire che c'è anche gente che produce reddito, oltre a gente che ruba. E in via di prima approssimazione, credo che la cosa sia dimostrabile anche con modelli matematici, io sostengo che il numero di derubati non può mai essere inferiore al numero dei ladri, quindi i derubati sono sempre la maggioranza assoluta. Possono essere ingannati, ma sono la maggioranza assoluta. Quindi bisogna starci attenti quando dice l'illegalità paga. Dipende da quanti sono i ladri, perché se i ladri aumentano oltre una certa soglia, l'illegalità non paga più, moriamo tutti di fame. Questa è la questione da tenere presente. Per esempio gli economisti che si occupano di criminalità, di economia criminale, sostengono che la presenza del crimine organizzato in quattro regioni italiane determina una perdita di crescita del prodotto interno lordo molto molto elevata, dell'ordine del 20-30%. Quindi magari l'illegalità paga loro, ma distrugge la ricchezza di tutti gli altri. L'educazione, certo che è indispensabile, la famiglia, la scuola, qui però tanto non bisogna farsi soverchie illusioni, perché poi i ragazzi a scuola ci stanno 6 ore al giorno, il resto conta la famiglia, conta internet, conta la televisione, conta il gruppo, contano altre cose. Però, per esempio, io ho avuto esperienze scolastiche molto negative. Allora, io sono lombardo, discendente da famiglia lombarda ab immemorabile, eppure a scuola, all'elementare a Candido Mellina in provincia di Pavia, non a Corleone, ho ricevuto una formazione culturale di tipo mafioso. Adesso vi spiego perché. Quando il maestro usciva di classe, lasciava il capoclasse con l'incarico di segnare alla lavagna i buoni e i cattivi. Il capoclasse andava alla lavagna, tirava una riga in mezzo, scriveva buoni da una parte, cattivi dall'altra e sottolineava. I buoni li segnava sulla base di criteri puramente clientelari, chi gli dava il cioccolato, lo faceva giocare al suo pallone, era buono. Io ho cambiato 3 capoclasse, uno più fetente dell'altro, guardate che era. I cattivi non li segnava mai. Se qualcuno esagerava nel far baccano, cominciava a scrivere le prime lettere del cognome e immancabilmente dai banchi partiva il grido «spia». Proviamo a rifletterci, quando è che si è spia? Si è spia rispetto al nemico invasore, si è spia rispetto al tiranno, non si è spia rispetto alla legittima autorità del proprio paese. Nessuno di noi aveva mai dubitato che il maestro fosse la legittima autorità. E nessuno di noi aveva mai dubitato che il capoclasse, ancorché fetente, fosse investito di legittima autorità per delega del maestro. Ma in quel contesto il grido spia diventa l'apologia dell'omertà, che è uno dei pilastri fondanti della cultura mafiosa. Non importa che quello abbia davvero fatto baccano, tu non lo devi dire. E guardate che quando capita che per strada c'è una pattuglia di carabinieri o di poliziotti e uno incrocia le macchine che vengono in opposta direzione e gli lampeggiano per segnalargli che ci sono i carabinieri o i poliziotti, è figlia, questo comportamento è figlio di quella cultura che uno ha imparato magari alle elementari. Quando ero in procura io avevo la paletta segnaletica, una volta hanno fermato uno che mi ha fatto i fari. E io ho detto, ci sono i carabinieri, e dico, se io ero un latitante, lei finiva in galera per favoreggiamento personale. E mi ha detto, non ci avevo pensato, ecco, non ci avevo pensato. E allora, il primo problema è accorgersi di queste cose. Una volta l'onorevole Andreatta ha detto una frase terribile sulla scuola italiana, che però purtroppo io credo che sia vera. La scuola italiana crea pessimi studenti abituati a coalizzarsi tra di loro in danno dell'insegnante, che in futuro saranno pessimi cittadini. E purtroppo è vero. Una volta negli Stati Uniti mi hanno raccontato una cosa a cui io non volevo assolutamente credere, adesso vi dico cos'è, e mi hanno portato in una scuola per farmi parlare con i professori e con gli studenti per convincermi che era vera. La cosa che mi avevano raccontato, a cui non volevo credere, era questa. Gli insegnanti danno i compiti da fare a casa a tempo e gli studenti vanno a casa, mettono il contaminuti. Se questo esercizio lo devi fare in un'ora, finita l'ora si fermano e vanno a scuola il giorno dopo col compito al punto a cui sono arrivati. Ora, da noi se viene data la ricerca da fare a casa, vengono mobilitati parenti e affini fino al 15° grado per fargli fare una bella ricerca, a me sembrava impossibile che loro si attenessero davvero a queste indicazioni.
E mi ha portato in questa scuola e la prima cosa sorprendente è stata che si stupivano della mia incredulità. Cioè, mi guardavano come se io fossi matto, perché non dovremmo fare così? E allora qualche professore poi mi ha spiegato perché fanno così. Le ragioni sono sostanzialmente due. Primo, non esiste il valore legale dei titoli di studio. Quindi non conta ciò che uno è, ma ciò che uno sa. Non importa che tu sia geometra o ingegnere o avvocato, conta quello che sai fare, in concreto. Secondo, gli esami veri, gli esami importanti, non sono come da noi quelli di uscita da un ciclo scolastico, sono quelli di ingresso nel ciclo scolastico successivo. Quindi non l'esame di licenza elementare, di licenza media o di maturità, ma l'esame di ammissione alle medie, alle superiori, al college, all'università, che faccio davanti a gente che non ho mai visto. In quel contesto il professore, il mio allenatore, che mi prepara all'esame vero, ingannarlo non ha alcun senso. Mentre da noi ha senso ingannarlo, ha senso e come. Una volta c'era l'esame di maturità con un membro interno, quando ho fatto io la maturità c'era un membro interno, poi so che erano arrivati ad avere un membro esterno e tutti gli altri erano interni, adesso credo siano metà e metà, non so come, perché poi non riesco a seguire tutte queste robe, quando leggo i giornali mi infurio. Una volta ho letto un'intervista dell'ex ministro della pubblica istruzione Fioroni che diceva ripristineremo lo studio della grammatica e delle tabelline. Io ho detto, ma perché non studiano più le tabelline? Cioè, è una delle colonne fondanti delle cose che so. Io quasi tutto quello che so l'ho imparato alle elementari, poi il resto sono stati approfondimenti vari, ma le cose che contano nella vita... Ed allora... Guardate che purtroppo è vero, poi sono stato studente anch'io, quindi so benissimo che si copiano i compiti, si parla in fretta durante le interrogazioni contando su un abbassamento della soglia dell'attenzione del professore che non si accorge delle stupidaggini che uno gli sta dicendo, e questo poi diventa ancora più vero all'università dove c'è un numero esagerato di studenti che devono dare gli esami, ci sono degli assistenti accasciati, ricercatori che devono esaminare tutte queste persone, passa più o meno di tutto. Poi le università sono valutate in base alla non dispersione, quindi tendono a promuovere, sono diventate in manica larga. Tant'è che io una volta ho fatto questa battutaccia, ho detto con una profonda invidia per i professori, perché loro passano la loro vita a interrogare gente che non sa niente e cerca di dire qualcosa lo stesso, io ho passato la mia vita a interrogare gente che sa tutto e cerca di non dirmi niente. Allora, certo che bisogna educare alla legalità, ma per educare alla legalità bisogna cominciare a eliminare queste storture. Perché fino a quando conviene ingannare il professore, gli studenti continueranno a ingannare il professore. Detta come la diceva Adam Smith, il fondatore della moderna economia politica, non è dalla bontà del fornaio o del macellaio che dobbiamo attenderci la nostra cena, ma dalla loro considerazione per il proprio interesse. Il fornaio non è che ci vende il pane perché è buono, ce lo vende perché glielo paghiamo e lui di mestiere fa il fornaio e ci guadagna. Allora, dobbiamo introdurre regole che aiutino a essere onesti e non a ingannare i professori, perché il rapporto professore-studente è la metafora del rapporto Stato-cittadino. Se uno ha imparato a ingannare prima il maestro, poi gli insegnanti delle medie, quelli dei superiori, poi il professore dell'università, continuerà a non pagare le tasse e via di questo passo. Questo è il problema vero, drammatico. Poi c'è un problema di non appartenenza a una collettività che purtroppo in Italia è molto presente, cioè non siamo un popolo, questo è il problema. Per cui c'è un individualismo piuttosto gretto, anche le persone in coscienza più sensibili si limitano a interrogare la propria coscienza, raramente interrogano quella altrui, che pure bisognerebbe fare qualche volta. Nel film Gesù di Nazareth, Zeffirelli fa dire una bellissima frase a San Giovanni Battista, che riprende Erode Antipa, che era il re. Criticare il re è sempre uno sport pericoloso, all'epoca era estremamente pericoloso, tant'è che gli hanno tagliato la testa, e che si teneva la moglie di suo fratello, con cui conviveva, e lui gli diceva non puoi tenere la moglie di tuo fratello perché tuo fratello è vivo, non puoi tenerla con te. E poi aggiungeva, se tu pecchi e io ti ammonisco, Dio ti chiederà conto dei tuoi peccati, ma se tu pecchi e io non ti ammonisco, Dio chiederà conto anche a me dei tuoi peccati. Questo è il punto decisivo. Non possiamo essere indifferenti al male fatto dagli altri dicendo, beh, è lui. No, devi ammonirlo, devi dirgli non lo devi fare.
Non lo devi fare, questo è il punto decisivo che tendiamo a dimenticare. E se lo fa lo stesso, e non riusciamo a convincerlo a non farlo, che sia accompagnato almeno dalla nostra esecrazione. Non voglio più parlare con te. Allora comincerebbero probabilmente certi comportamenti a cambiare. Guardate, in questo paese l'evasione fiscale è arrivata a livelli intollerabili. L'83% delle società di capitali operative dichiarano un reddito inferiore a 10.000 euro. Vi sembra verosimile? 10.000 euro è il reddito del meno pagato dei loro dipendenti. Mi chiedo perché gli amministratori e i soci di riferimento non chiudano le società e non si mettano a lavorare alle dipendenze di qualcun altro, se fosse vero, no? Perché... Poi vanno in giro con macchine di grossa cilindrata, yacht, hanno ville e nessuno gli dice: ma scusa, ma tu quanto dichiari di tasse? Ma perché usi la strada che ho pagato io? Sei un ladro! Questo dovremmo farlo, invece no. E guarda che è un problema culturale molto molto serio, alimentato da una diseducazione massiccia anche da parte della politica. Da una decina d'anni, forse da 20, ci raccontano che la vera criminalità è la criminalità predatoria da strada, cioè la cosiddetta microcriminalità. È una bugia clamorosa. Io prendevo in giro una mia collega, Luisa Ponti, siamo colleghi di concorso, quindi abbiamo fatto il tirocinio insieme, rimane un legame particolare, che presiedeva il processo per l'aggiottaggio Parmalat. La prendevo in giro perché le dicevo, siccome aveva 40.000 parti civili, cioè 40.000 vittime che volevano essere risarcite, come fai a fare l'appello? Poi dico i processi di donazione, provate a pensarci, non è mica come allo stadio che chi c'è, bisogna sapere chi è presente e chi no. Come fai a chiamare tutti i giorni 40.000 persone? Prima che hai finito l'appello è finita l'udienza, quindi il processo non finirà mai. Poi lei mi ha spiegato invece che aveva avuto un'idea geniale, l'appello lo faceva per avvocati, ognuno dei quali rappresentava alcune centinaia di parti civili, quindi verso le 10:30-11 riusciva a cominciare l'udienza. Ma vi dicevo questa cosa per farvi riflettere su un dato. Quanto ci impiega uno scippatore a fare 40.000 vittime? Ammesso che faccia 4 scippi al giorno, e non è facile senza essere arrestati, ci vogliono 10.000 giorni, una vita. Seconda considerazione, quanto può avere una signora che viene scippata nella borsetta? Esageriamo? Una mensilità di pensione si è appena andata a ritirare la pensione. Io non ho mai visto nessuno che nella borsetta avesse i risparmi di tutta una vita, mentre molti di quei 40.000 avevano investito nei bond Parmalat i risparmi di tutta una vita. Eppure, quando finalmente la sentenza è passata in giudicato e Tanzi è stato arrestato, ha dichiarato: non me l'aspettavo. Io ho preso il giornale, ho detto: non me l'aspettavo, ho detto: guarda, questi giornalisti fanno i refusi. Sono andato a comprarne un altro perché ho detto: forse volevano dire me l'aspettavo. No, non me l'aspettavo. E nessuno ha detto: ma questo qui è scemo? Ma come non me l'aspettavo? 40.000 vittime. E cosa ti attendevi? Una vacanza premio alle Maldive? Eppure, se ci fate caso, nessuno si sdegna per queste cose. Siamo assuefatti. Noi definiamo delinquente uno che ci scippa, ma l'amministratore di condominio che ci deruba nello stesso modo lo chiamiamo disonesto, a tutto concedere. Qualche volta furbo. È un ritardo culturale. Negli Stati Uniti un criminologo, Sutherland, fin dagli anni 30 del Novecento, aveva studiato la criminalità dei colletti bianchi segnalandone la estrema pericolosità. E loro si comportano in conseguenza. Avrete letto sui giornali le reazioni allo scandalo Enron, poi allo scandalo dell'indice Nasdaq, Madoff, che aveva messo in piedi una sorta di catena di Sant'Antonio, e gli è andato 155 anni, ha pure ringraziato il giudice, e l'ha buttato in galera subito, non è che... E a nessuno viene in mente di dire: ma poverino, come ogni tanto qualcuno dice in Italia, perché hanno ben chiara questa questione. Io una volta ho visitato il penitenziario federale di Butner nel North Carolina, parte la durezza del trattamento dei detenuti che stavano in divisa, scattavano su attenti se passava la guardia, eccetera. Ho chiesto al direttore che tipo di detenuti avessero, e questo, adesso d'accordo, era un carcere federale, quindi là la criminalità normale sta nelle carceri statali, per cui era un tipo di criminalità anche particolare. E ho detto: che tipo di detenuti avete? E lui mi ha detto: scontano pene tra i 5 e i 15 anni, che per l'Italia sarebbe uno standard molto elevato. E gli ho detto: ma per che genere di reati? Mi ha detto: metà traffico di droga federale e l'altra metà white collar crimes, crimini dei colletti bianchi. Gli ho detto: che genere di crimini dei colletti bianchi? Mi ha detto: prevalentemente evasione fiscale. Io ho avuto un sobbalzo, questo mi ha guardato come se fosse un selvaggio e poi mi ha detto: hanno mentito al popolo americano.
che per loro è più grave dei delitti. Questa è la questione. Allora, è chiaro che se non si comincia dalla riprovazione non ci saranno mai neanche reazioni ordinamentali di questo genere. Finché da noi è del tutto normale che uno non paghi le tasse, se lo può fare, e che chi le paga perché è obbligato a farle, come i lavoratori dipendenti, si lamenti non del fatto di essere solo lui a pagarle, ma del fatto di non poter evadere a sua volta, perché anche queste cose si sentono quando uno parla al bar, dice io poverino non posso evadere, che invece di dire io ho fatto il mio dovere, vorrei che anche gli altri lo facessero, perché questa è la questione. Quindi è tutto un problema di scale di valori da ricostruire, non si dica che non è possibile. Guardate, intanto se si volesse fare sul serio la lotta all'evasione fiscale, altro che, come ha detto il Ministro, piano con le ganasce fiscali, basterebbe applicare la normativa antimafia. I beni di cui uno ha la disponibilità e che non sono compatibili con i redditi dichiarati vengono confiscati. Se tu hai una villa e non hai un reddito che la giustifichi, la villa passa allo Stato. Guarda un po', perché l'hai rubata.